sei contento. Allora, io c'ho un aggiornamento sulla questione dei VTubers, tra l'altro. Perché la persona, non so se è un ragazzo o una ragazza, perché su Fiverr non, ma poi non ha importanza. La persona mi ha mandato un aggiornamento su come sta venendo il primo VTuber, che è Alex. Che sarebbe quello di Alex, giusto? Sarebbe quello di Alex. Quello di Anna in teoria noi ce l'avremmo pure, però ad Anna non piace perché era fatto con una grafica. No, quindi non voglio come quello andrà di Alex, rifatto anche favore. Quello di Anna. Grazie. Ok, va bene, non ti preoccupare. Ah, grazie. Spostiamo il diretto interessato e gli... Vuoi vedere il tuo VTuber aggiornato? Sì, per vedere. Favore, ti prego, sono curiosa. Allora, sicuramente qua. Colorato, immagino. Esattamente, l'ha colorato. Lo sapevo. Guarda qui, ti piace? Oddio, ma è bellissimo! Che carino! Io c'ho il VTuber più bello di tutti quanti. Cioè, è l'unico che ce l'ha ancora. Ecco, appunto. Bene, dite, vi piace? Fai un sondaggio, Anna. Sondiamo certo. Un po'. Io ho detto mamma che va bene di andare avanti. È un po' lento. A me sto piace tipo, molto. Però dai, fa il suo, fa il suo. Ma bisogna vedere. Lento. Bisogna vedere quando si muoverà questo coso, cosa succede. Infatti, mi immagino cosa succederà. Che non cosa si glitcha tutto tu? E fa così quando Madonna santa, ma te lo immagini? Già quello è tutto storto anche Alex. Però avrebbe più senso, no? Scusa. Sì, ho capito, però lui non lo e può sapere. E poi faccio lui lo si fa? Aggiusta, si raddrizza. Vediamo. Comunque secondo me dovrebbe fargli i colori un po' più accesi perché Alex ma quello poi lo possiamo cambiare anche noi, non è importante. L'importante è che venga bene con la forma e che non faccia così. Sì, piace. Dobbiamo vederlo certo. Muoversi, dobbiamo vederlo. Speriamo che si sbriga, insomma. Adesso vedremo un po' che cosa fa. Postiamo un altro amico. Boh, Vabbè, ma una basta stasera, sicuramente. Aspetta, perché c'è anche un inciso qua, c'è anche una parte di recitazione, eh? Addirittura! Ti stai superando questa volta! Ecco qui. Ma vi stai segnando tutto, se no non riesco sì, a farlo sì, da solo. Sì, sì, tra parentesi è la parte che devi fare. Ho detto solo quello! Ok. Leggila bene, eh? Sei pronto? Aiuto! Maestre, vai, 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 vai! Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Ok, ti piace, bella? Vai pure. Sì, molto bella. Molto bella, ok. Allora, prego, vai! Senza ridere e sveglio. No, com'è? La canzoncina com'era? Mi sto recuperando le energie. Okay. Sì, sì. Mi piace l'ovetto Pasquale. No, ho sbagliato. Allora sei stronzo. Allora sei stronzo. Non riesco a fare. Guarda che diventa peggio, Diventa peggiore, non riesco a dire la prima frase con il ritmo, mi suona male. Dai un ritmo, Lion, se ce la fai. C'è una pausa dopo ovetto. Ah, ok, va bene, faccio così. Dai. Mi piace l'ovetto Pasquale poveretto, lo conservo nel culetto per non rompere il pacchetto. Amo il cioccoletto e bacio il mio amichetto. Dov'è Alex? Ad Alex in realtà è piaciuto, ma sta fingendo che non gli sia piaciuto. Vero, Alex, vero. Dai. Sappiamo no. Tutti che nessuno no, ti bacia no. Mai nella vita. Adesso ti tocca a me di nuovo. Cos'era questo mercato? Non volevo, era un mercato del pesce. Una cosa brutta. Dei due stronzi. Anche colpa sua però. Sì, lo era, lo era. Lo era molto. Sediti fianco a lui. No. Dai Alex, siediti. Così stanno vicini. Ecco, bravo, abbraccialo. No, fate pace. Non mi toccare. La poeta, grazie. Sei pronto? Va bene, vado. Ok, 3, 2, 1, vai. Sono il tuo amichetto e adoro il tuo calletto. Porgimi il piedino, voglio darci un bel pacino. No. Amo il tuo dori. Hai sbagliato tutto. Dai, era bellissimo. E poi devi guardare lui, non me. Dai, schifoso. Che no, sta guardando me. E poi infatti ci deve essere più sentimento. No. Dai. Oh. Mamma mia. Sentimento, voglio sentire lo quando struggere. Vuoi. Vai. Sono il tuo amichetto e adoro no, il tuo non calletto. Sto io. Giorgia, tu senti struggersi qua? No, non no. Sento ancora struggere. Non sento strutto. Ma struggimento in che senso? Sono il tuo amichetto. Ok, va passione. Bene. Passione. Secondo me gli viene meglio se il stai soggetto zitto, è stai generica. Zitto. Che schifo, ma sei che io? Pare. Ok. Sono il tuo amichetto sì. E adoro il tuo calletto. Porgimi il piedino, voglio darci un bel pacino. Amo il tuo odorino, ci faccio un profumino. Che schifo, mamma mia. Ma è stato? Però
complimenti per la performance. È stata vero? Sembravi un tenore di quelli che fanno le opere, no? Oh, il tuo amichetto, dammi il piedino. Bello, 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 mi è piaciuto, bravo, bravissimo. Ma perché da piccolo facevo l'opera? Ah sì? Così, lo sgabello? Adesso me ne segnerà altrettante. Il bambino che io si caga addosso. Perché è la mia stessa malattia, forse. Non ti, non ti cercare comoda. Compagnia. Sei messa comoda, Giorgio? No, purtroppo no. Purtroppo è per fortuna, però in ma questi perché casi... tu sei messo comodo, scusa? No, no, io non sono messo comodo. Però lo però eri. Prima, lui aveva il problema del mettersi comodo. Non allora, ti devi metter comodo. Bisogna stare belli dritti con la schiena, staccati dalla sedia, belli arzilli. E non bisogna dormire! Perché sennò ti addormenti come un imbecille, Giorgio. Hai ragione! Brava, forte e chiaro. Ma allora, posso fare una domanda su sta cosa della sedia? Ce n'ho sì. bisogno. Cosa, perché ma stai guardando il muro? Guarda, stare... guarda un'altra scusa, deficiente. No, 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 scusa, stavo bannando una persona. No. Quello che volevo chiedere. Perché? Ormai lo dico bello chiaro e tondo. Allora, tipo la sedia, no? Bisogna mettersi un po' staccati, tipo col sedere un po' sul ciglio sì, della allora, sedia. Sì, allora, vedi, tipo... io non lo sto facendo. Sì, esatto, esatto, staccati. Ah, come quando suoni il pianoforte, tipo così. Aspetta. Un'alternativa che io sfrutto così. A volte è mettersi una sì. gamba sotto l'altra gamba. Avete esatto, capito? Esatto, io sto così, io così sono molto più attivo. Perché in quella maniera non puoi svaccarti. Devi stare per forza dritto. Ok, ok, mi siederò così. Come quindi mi sento? Ti piace? Sì, eh? Sì, bene, bene. Non so, cioè, dipende dalla sedia, a volte non viene bene mettersi così. Però è sicuramente molto utile, stai per forza dritto in questa maniera. È vero.